Amici amiche di Andrew Channel, bentornati a Skyrim. Recuperiamo la nostra partita dove l'avevamo lasciata precedentemente, non ho fatto nessuna registrazione tra i due video. Dobbiamo andare a capire chi ha rubato il corno di Jürgen Windcaller. È la missione dei Barbagrigia, per chi non avesse seguito l'episodio precedente, e adesso Ulrike ha un nuovo elmo che migliora la sua abilità con le armi. Con gli archi, volevo dire, non con le armi. Del 33%. Elmo anche di qualità mirabile, visto che l'ho migliorato abbastanza. E quindi adesso dobbiamo andare in una locanda, in questo piccolo paesino che conosciamo bene. Già che ci siamo, voglio vedere se il commerciante ha qualche anello o collana che migliorano l'oratoria, perché mi piacerebbe apprendere questa skill. E sono stato molto sfortunato finora perché non l'ho mai trovato. La salute si rigenera del 20% in più. Questo è interessante. Scassinare è più facile, però non lo voglio acquistare perché non mi sembra. Tunica con una cinta. La tunica l'acquisto. Semplicemente per vedere, posso magari incantarla per l'alchimia. Potrebbe essere un'idea. Ok, va bene, dai. Per ora nulla. Quindi andiamo direttamente nella locanda dove dobbiamo fare la missione. Recuperiamo sempre i nostri reagenti. Prima o poi dovrò fare una mega. Ma mega tornata di alchimia, perché ho iniziato ad accatastare reagenti nella mia casa a Brisom, a Whiterun, e adesso ne ho veramente tantissimi. Sono la locandiera. L'attico, eh? Dunque, non abbiamo un attico, ma puoi avere la stanza sulla sinistra. Fa come se fossi a casa tua. Ci è stato chiesto di arrivare qui e di chiedere di affittare l'attico. Dunque, sei il sangue di drago di cui ho tanto sentito parlare. E abbiamo scoperto che Mi Delfin aiuti ha a cercando questo? il corno. Dobbiamo parlare. Seguimi. Grande Delfin. Stivali. Possiamo parlare. Ehi ehi ehi, qui c'è della. Ragazzi, qui c'è dello stealth. Zone segrete. Interessante. La cosa bella è che questo non equivale a rubare perché è tipo dungeon, quindi posso raccogliere queste monete. Yuhu! Se questa non è una figata, ragazzi, non lo so. I Barbagrigia sembrano convinti che tu sia il sangue di drago. Spero che abbiano ragione. Ti sorprende? Direi che sto diventando brava a recitare la parte dell'innocua locandiera. Non ho affrontato tutti questi problemi per capriccio. Dovevo assicurarmi che non fosse una trappola dei Talmor. Non sono tua nemica. Ti ho già dato il corno. Sto cercando davvero di aiutarti, devi solo ascoltarmi. Continua. Come ho detto nel mio biglietto, ho sentito che tu potresti essere il sangue di drago. Faccio parte di un gruppo che ti cerca. Che cerca uno come te da molto, molto tempo. Se sei davvero un sangue di drago, va bene. Prima di dirti altro, devo essere certa di potermi fidare di te. Se non ti fidi di me, allora perché sei qui? Sapevo che i Barbagrigia ti avrebbero mandato qui. Va bene. Quando sei arrivato qui, ho capito che ti Allora, cercavo. hai detto che cerchi un Non sangue di credo sia ciò drago? che molti hanno di me. Solo tu sei in grado di uccidere Delfin, sai Esatto. farlo? Puoi Certo. divorare l'anima. Bene. E ben presto avrai la possibilità di dimostrarmelo. Yuppie. I draghi non stanno semplicemente tornando, stanno resuscitando. In tutti questi anni non si erano trasferiti in qualche altro luogo, sono stati uccisi dai miei predecessori, secoli fa. Ora sta succedendo qualcosa che li fa tornare in vita. E qualunque cosa sia, ho bisogno del tuo aiuto per fermarla.
Qualche anno fa dissi quasi la stessa cosa a un mio compagno. Ebbene, alla fine lui aveva ragione e io torto. Lo so e basta. Ho visitato i loro antichi tumuli e sono vuoti. Ho capito dove tornerà in vita il prossimo. Andremo lì e tu ucciderai quel... Perfetto. Tempo. Se ce la faremo, Kynes Grove. Nelle vicinanze c'è un antico tumulo... Bene ragazzi, allora... la nostra bella Delphine praticamente ci ha spiegato che i draghi stanno resuscitando. Intanto recupero la spada delle Blade, che è un'arma fantastica. E recupero anche gli oggetti che posso sfruttare qui dentro. E tantissimi reagenti che mi piacciono tanto tanto. Visto che i draghi stanno tornando in vita, e visto che la Uli è una delle poche che riesce a utilizzare le loro anime e assorbirle, quindi praticamente ucciderli definitivamente, questo personaggio Delphine è molto interessata a Ulrike. Possiamo andare, direi. Adesso quindi andiamo in un tumulo dove un antico drago è stato sepolto e vediamo cosa succede. Io ovviamente preferisco viaggiare in solitaria. Devo andare a Hrothgar Alto, oppure devo andare a Kynes Grove. Credo che andrò prima a Kynes Grove perché... piacerebbe far fuori questo drago in fretta. Poi riporterò il corno ai Barba Grigia. Però adesso devo attivare soltanto una missione, altrimenti mi rincoglionisco, ok? Perché ci sono troppi indicatori. Eccoci qui di nuovo in queste terre paludose. Sembrano acque termali questi, sembrano geyser, perché c'è una grande nebbia. Figata. Dicevo, la lama delle Blade è bellissima perché permette di... mi serve un cavallo, lo so. Perché permette di... no, ti prego, dai. Ah, che due coglioni. Di fare molto danno. È una specie di spada di acciaio. Questa caverna non la facciamo adesso perché mi sembra... inutile. Abbiamo tantissima roba da fare in questo episodio, quindi non mi metto ad esplorare randomicamente. E poi, tornando alla spada delle Blade, è anche bella esteticamente perché è una specie di katana che ovviamente cercherò di potenziare con qualche magia che assorbe l'energia oppure danno da fuoco. Adesso vediamo. Se riesco a sbloccare la skill dell'incantamento, che aumenta del 25% tutti gli incantamenti del fuoco, magari la katana delle Blade diventerà davvero la nostra scintilla. Nostra anima di drago. Intanto vedo che stiamo arrivando a destinazione. Stiamo avvicinando alla mappa. Raccolgo le lingue di drago che sono ottime per le pozioni di protezione del fuoco, che al momento non sto portando con me, forse ho sbagliato, però ormai è tardi. Diciamo che finora le pozioni le ho usate semplicemente per diventare ricco. Ma davvero? Perfetto. Un drago è arrivato, è volato sul paese e adesso è vicino al tumulo. Ce lo aspettavamo. Grano non ce n'è, vero? Nulla, faccio una cosa, visto che non ho nemici, per ora dormo un'ora in modo da avere il tratto ben riposato e poi andiamo a vedere che cosa succede. Io ragazzi, a vedere questi scenari con questa neve che cade addosso, mi piace
Tantissimo. Questa penso che sia, vi posso dire, l'ambientazione di un videogame più riuscita di sempre. Non dico questa in particolare, di questa zona, ma in generale Skyrim. Non lo so, mi dà l'impressione. Poi giocarci di a dicembre, sapete. Eccolo, eccolo, lo vedo il drago. Mazza, oh, maledettissimo. Sta volando. Dobbiamo muovere il culo. Il fatto che Delfin, non so, vabbè, mi dovrebbe raggiungere lì. È Alduin, ragazzi, è lo stesso drago che, tra virgolette, ci ha salvato la vita perché ci stavano per decapitare nel primo episodio. Ok, la nostra Delfina è già arrivata a destinazione. Rimaniamo nascosti. Siamo venuti per questo. Dobbiamo vedere che succede. Guarda, guarda. Eccolo. Figata. Che figata, ragazzi. Abbiamo appena visto un drago resuscitare. E che drago. Ok, devo far fuori Salokin, Saloknir. Questo non è un drago normale, ragazzi, è anche un nome. Oh, perfetto, è un drago che spara gelo. Non potevo chiedere di meglio. Purtroppo non ho nessuna pozione che mi ripara dal gelo, ma Ulrike è una Nord e questo l'aiuta. Quasi quasi evoco anche un altro Hack della Fiamma perché con le sue palle di fuoco dovrebbe essere utile. Sì, infatti lo c'entra, ottimo. Guardate lì. Sto facendo le solite fotografie da turista giapponese a Firenze, ma ragazzi, mi esalto troppo, cioè non c'è niente da dire. Preparati a morire, bello. Ultima freccia nel collo. Sì, aspetta che assorbo l'anima e poi te lo dico. Sì, sono veramente io. Sono la Dovahkiin. È un pochino confusa. La nostra amica Delfin. Non ci credevi, bella. Ma un po'. Tu chi sei e che cosa vuoi da me? Perfetto. Qual è la nostra prossima mossa? Ok. Cosa che dobbiamo fare è scoprire chi c'è dietro i draghi. I Talmor sono la nostra pista iniziale. Se no, la fazione che I Talmor riavvicina sono questi elfi cattivi, diciamo così. Allora li affrontammo nelle ombre. Ancora l'impero aveva catturato Ulfric. La guerra. E ora i draghi stanno attaccando ovunque indistintamente.
Chi altro ci guadagna se non i Talmor? Dobbiamo scoprire che cosa sanno i Talmor sui draghi. Se riuscissimo a penetrare nell'ambasciata di Talmor, è la loro base a Skyrim. Il problema è che quel posto è più protetto della castità di una vergine. Potrebbero insegnarmi qualcosa sulle sessioni. Non ne sono ancora sicura. Ho qualche idea. Mi servirà tempo per definire un piano. Ok. Ritroviamoci a Rivendell. Tieni d'occhio il cielo. La situazione peggiorerà. Tenete d'occhio il cielo, amici, perché la situazione potrebbe peggiorare. Allora, intanto abbiamo iniziato una nuova missione, che è quella dell'immunità diplomatica. Per ora la stoppo perché voglio riportare a Rothgar Alto il corno ai Barba Grigia, così chiudiamo questa missione. Dopodiché io direi che possiamo fare un saltino a casa, a lasciare le ossa di drago e tutte le cose pesanti, e poi ci ritroviamo con Delfin per le prossime mosse. Che belli Barba Grigia che meditano. Hai trovato il corno di Jürgen Windcaller? Bene. Hai superato tutte le prove. Vieni con me. È il momento di riconoscerti formalmente come sangue di drago. Perfetto. Adesso impariamo il Da. E quindi possiamo poi utilizzare il fussero Da, che è un urlo tostissimo. È tosto. Perché scaraventa davvero i nemici. Forza inesorabile. Da, che significa spinta. Do. Unendo tutto il tempo, questo urlo diventa molto più potente. Usando la saggezza. Perfetto. Ok, ricevi il benvenuto di Barba Grigia. Adesso ci sarà un piccolo rituale. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo diventati a tutti gli effetti dei Dovahkiin con l'urlo poderosissimo. Adesso volevo sbloccare il soffio di gelo con l'anima che ho appena recuperato. Ma credo che utilizzerò la forza inesorabile come urlo standard. Perché se i nemici fossero stati questi vasi avrebbero fatto la stessa fine. Quindi, ora, torniamo all'immunità diplomatica. Andiamo a... scusate, andiamo nella città di Whiterun. E magari facciamo un po' di alchimia. Potrebbe essere un'idea. Ci prepariamo, insomma. Breeze home. Home, breeze home. No, non era così, giusto? Va bene. Allora, non credo di avere niente nella stella nera, se non ricordo male. Esatto. Quindi, niente, recuperiamo tutto l'insieme di ingredienti e mettiamo nel comodino
Fondamentalmente abbiamo soltanto le ossa di drago da lasciare. Ah, anche delle pelli, va bene. Piatto e una scaglia. Avevo la spada delle Blade. Accidenti, questa è una cosa interessante. Voglio vedere che cosa serve per potenziare la spada delle Blade. L'acciaio mi va già a 33, ragazzi. Figata pazzesca. Ah, vestiario, fabbro, collana. 37. Abbiamo trasformato la spada delle Blade in una spada mirabile. Ok, vestiario. Amuleto di Dibella. Ah, ho dimenticato i guanti del Demi... Ah, no, i guanti del Demiurgo però sono per l'alchimia. Ok, no, no. Ritiro quello che ho detto. Fammi sapere se vedi qualcosa che ti piace. Certo, Bellator, come sempre. Dai un'occhiata. Ancora la stessa roba che gli ho lasciato io, giusto? Sì. D'accordo, nulla allora. Potrei vendere le gemme, ma non mi serve a nulla e poi quando creo magari gioielli, li creo più belli da vedere. Non cambia assolutamente nulla. Cerchiamo di ottenere il dono della carità. Diamo un pezzo d'oro a Brenwyn. E adesso ci dedichiamo un po' all'alchimia. Da Arcadia. Ah, mi sono ammalato, non me ne ero accorto. Pozioni, cibo, libri. Ragazzi, non hanno i nostri. Caspita. I commercianti non hanno ancora avuto modo di recuperare l'oro. Quindi, no, direi che non mi metto a fare la sessione di alchimia adesso perché sennò non ci guadagno nulla. Quello che vado a fare ora. Ma in teoria posso tenere tutti gli ingredienti con me perché non pesano molto. 202 non è assolutamente male. Ci curiamo al santuario di Talos. Sì, anche perché non abbiamo poi tutta la roba 0102. Sì, un po' di peso lo tiene, ma pazienza. Però se faccio la missione dei Talmor, ragazzi miei, ho bisogno di spazio. Perché comunque devo andare là senza nulla addosso. Cioè, con i vestiti, non pensate male. Ok, ho sbagliato casa, non è Brisom. Niente, rimettiamo gli ingredienti a posto. Grazie, guardi. Adesso puoi anche tornare da dove sei venuta, perché questa è casa di Ulrike. Caspita. Ingredienti. Peccato che non ci sia lascia tutto. Cioè, c'è sempre prendi tutto, ma non c'è mai lascia tutto. Vabbè. Un po' la rottura di palle, ma... Credo di aver mangiato la polvere di vampiro. Che gioia. Whatever. Sì, infatti Ulrike è diventata invisibile per pochi secondi. Va bene, ok. Avanti, dai. Immunità diplomatica. Ritorniamo a Riverwood. Incredibile, ragazzi. Veramente. Vediamo che piano ha.
capito come farti entrare nell'ambasciata di Talmor. Sarebbe una pessima idea. Di certo io attirerei le attenzioni sbagliate, ma nessuno ancora conosce te. Qual è il piano? Come facciamo a infiltrarmi? Come faccio a infiltrarmi nell'ambasciata di Talmor? Organizza regolarmente dei ricevimenti in cui i ricchi e i potenti socializzano con i Talmor. Posso farti partecipare a uno di questi ricevimenti. Ok. Una volta che sarai all'interno dell'ambasciata, ti allontani e trovi documenti segreti di Elenwen. Ho un contatto nell'ambasciata. Non è... Si chiama Malbor. È un elfo dei boss. Gli ho detto di incontrarti a Solitude. Perfetto. Per tempo mi occuperò di procurarti un invito. Vediamoci alle stalle di Solitude. Perfetto. Domande? No, nessuna domanda. Ragazzi, visto che Solitude è abbastanza lontana, credo che la faremo nel prossimo episodio. Voglio soltanto vedere... Cioè, penso che l'ambasciata Talmor sarà parte decisamente del prossimo episodio. Volevo soltanto vedere se intanto possiamo arrivare a Solitude. In realtà non sono così lontano, perché qui avevo già trovato una tomba nelle paludi a sud di Solitude, che avevo già ripulito. Quindi posso muovermi da qui, e poi quando arriviamo nella bellissima città imperiale, ecco la Solitude, guardate che meraviglia. Poi ci salutiamo. Una cosa, Solitude è anche la città dell'impero, della legione, dove posso reclutarmi nella legione e iniziare quelle missioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate, non mi dispiacerebbe fare anche le missioni della legione. Sicuramente non voglio fare le missioni dei ribelli Nord. Comunque ricordate sempre che i Nord non sono i nemici dell'impero Talmor. No, l'impero Talmor, scusate, dell'impero di Skyrim. Ma ne fanno parte. Guardate quanti bellissimi rapaci. Sono in acqua, non posso usare l'urlo. Secondo me credo di poterli abbattere, però con l'arco è difficilissimo, magari con le magie. Dove? Ah, figata questo. Dove mi porti? Dawnstar Windhelm, non importa. Ok, interessante, lo terrò in considerazione. Sì, Rodà, però non mi hanno minimamente non mi hanno minimamente risposto. Ok, qui salgo su una barca, d'accordo. Non... è sparita Deja. Interessante che ci siamo arrivati a nuoto a Solitude. Dovevo salire dall'altra parte. In realtà Delphine mi aveva detto che mi aspettava nelle stalle, ma io alle stalle non ci sono arrivato. Fattoria di Katla, ok. È morta? No, dorme. Posso esserti utile? Mio marito si occupa del lavoro all'interno. Stesse qui fuori, vabbè, non credo che mi serva nulla da queste parti. Oh, le frecce nel ginocchio, ragazzi. Qualcuno mi diceva che è una metafora per dire ho messo su famiglia, mi sono sistemato. Penso che sia abbastanza penso che sia più credibile rispetto a tutte le guardie di Skyrim che si sono prese una freccia nel ginocchio. Mi piacciono comunque le corazze e gli scudi di Solitude rispetto a quelli di Whiterun. Ragazzi, siamo a Solitude.
Quindi siamo arrivati di fronte al grande cancello di Solitude. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo episodio.